Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video make up. Per questo trucco mi sono ispirata all'album di Christina Aguilera, Lotus, l'ultimo dovrebbe essere, non ne sono sicurissima. È un trucco molto carico sugli occhi, è uno smokey viola, bello intenso e molto luminoso, anche il viso è molto luminoso, è quasi di blush, ce n'è veramente poco e niente, messo quasi a mo' di contouring, non tanto di blush. Posto del blush, c'è molto illuminante. Le labbra sono luminose, ma naturali, nel senso c'è un po' di gloss rosa, niente di forte. Spero che questo video vi possa piacere, io vi mando un bacio e se vi va seguite il video dimostrazione. Ciao! Allora, ho già creato un occhio, ho iniziato a creare l'altro, ma per il semplice motivo che non avevo premuto rec, quindi io partivo, ho parlato, senza truccare, ma non si era registrato nulla. Comunque, ho già messo la base per ombretto e ho iniziato a usare questa della Debbie, l'eye primer, sì. Su tutta la palpebra sia mobile che fissa e anche leggermente sotto. Come base colorata ho messo, l'avevo lasciata aperta, ora si seccava, l'eyeliner in gel in colorazione viola, quindi la 03 Berlin Rocks della Essence, questo colore. L'ho messo sulla palpebra mobile evitando l'angolino interno e ho cercato di sfumarla il meglio possibile. Poi ho scurito leggermente l'attaccatura con una matita nera, cioè l'ho appoggiata e l'ho scurita. E finora ho fatto questo. Ora vado a prendere una cipria trasparente, ne metto un pochino nel tappino. Lo faccio per aiutarmi nella sfumatura. Prendo un pennello da sfumatura e la cipria e la passo così sull'occhio, molto semplicemente. Ok, così mi asciuga un pochettino le basi cremose e dopo non avrò problemi quando andrò a sfumare il tutto. Ora iniziamo a prendere i colori. Cioè, tanto di quel colore in questo trucco che secondo me a un certo punto mi perderò. Allora, prendo con un applicatore spugna un viola. E lo appoggio sulla palpebra mobile, dove avevo già messo l'eyeliner in gel della Essence. Mi sa che sto messa una chiavica con lo specchio. Ora devo girare. Ok, mi sono portata un pochino più su, ma non più di tanto. Ora con un pennello a penna, questo è quello dell'Essence, e un ombretto fucsia violaceo, io l'ho spolverizzato, ma era, l'ho combinato in questo stato, si vede? Sì, perché mi si era rotta la cialda, era un colore che adoravo e quindi l'ho spolverizzato, così lo posso utilizzare, se no l'avrei perso. Lo prendo con il pennello a penna e vado sopra all'ombra viola che ho appena creato, quindi qua, così semplicemente a mezzaluna, zicchi zac. Stasera sto con i suoni onomatopeici, ci sono riuscita, e comunque lo porto qua. Dopo il viola pulisco il pennello su un panno in microfibra e prendo un rosa. Questo colore, eccolo qua, sempre con lo stesso pennello, e lo porto al di sopra del viola.
di qua. Lo rintingo e leggermente nella parte che abbiamo lasciato libera a salire su. Quindi qua e risalgo su. Ok. Poi prendo una matita bianca, la devo mettere prima, ma mi sono dimenticata, e la vado a appoggiare qua sotto, e con un dito pulito, se no la macchio, che sono le dita un pochino sporche, la passo qua e la sfumo. Ora con lo stesso pennellino, questo qua dell'Essence Piccolo, e un bianco opaco, un bianco shimmer, ne intingo un pochino, tolgo l'eccesso e vado qua e un pochino giù e ritorno su, più o meno nelle stesse zone, un pochino più su dove avevo messo il rosa. E ora con un pennello d'applicazione, una spugnetta d'applicazione e un nero opaco, un nero, questo è glitter, c'ho la fissa dell'opaco stasera, scusate, ne prendo un po' e lo vado ad appoggiare all'attaccatura, diciamo a mezza palpebra, evitando ovviamente la zona interna dell'occhio, la parte che abbiamo lasciato libera. Quindi vado qua e mi aiuto con il mio fedele, la mia fedele spugnetta in microfibra, così non mi macchio la palpebra. Mi spingo nell'angolo e coloro mezza palpebra mobile. Ok, a questo punto mi serve il pennello da sfumatura. Inizio a sfumare il nero con il viola. In questo modo. Pulisco il pennello sul pannetto in microfibra perché devo riprendere il bianco. Quindi vado a riprendere il bianco, lo passo sotto l'arcata così, in modo molto grossolano anche qua, per iniziare a rifare e disfare le varie sfumature. Quindi dopo il bianco andava il rosa, sempre pulendo prima il pennello sul pannetto in microfibra, quindi riprendo il rosa e vado dove era posizionato il rosa, quindi più o meno qua, riprendo il viola fucsia che ho fatto a micro pezzettini qua dentro, ripulisco il pennello sul pannetto in microfibra. È un passaggio obbligato, visto che io tranquillamente lavoro con un solo pennello da sfumatura, quindi dove era prima il viola lo vado a riappoggiare in questo modo. E prendo, sempre dopo aver pulito il pennello da sfumatura sul pannetto in microfibra, il viola scuro di prima e ripasso dove era il viola, quindi qua. Sfumando anche un po' il nero. Ok. A questo punto mi serve un'altra goccia di nero per scurire l'angolo esterno. Una puntina di nero, lo metto qua e vado a lavorare nell'angolino. Mi sono accorta che l'occhio che stiamo facendo insieme manca un po' di nero all'attaccatura, quindi oddio, ecco. Quindi ora vado a riprendere l'applicatore in silicone e l'ombretto nero e lo passo leggermente
Così. Ok, più o meno ora sembrano similari. Per evitare lo stacco, ovviamente ripasso leggermente con il pennello da sfumatura. Diciamo che la parte difficile è finita. Ora riprendo la matita nera, la passo nella parte inferiore senza ovviamente colorare la parte interna. Quindi coloro sotto le ciglia. Ciglia, no ciglia. Ciglia. Ok, e inizio a sfumare anche con il dito. E ora, con un pennellino a penna, riprendo tutti i colori partendo dal bianco. Quindi vado a ricreare le stesse sfumature anche nella parte inferiore, quindi prendo il bianco. Secondo me nella storia del mio canale non c'è... un ciglino, non c'è. Oddio, ok. Non c'è un video in cui mi sono massacrata così di colori. Comunque prendo il bianco e lo metto nella prima parte concentrato, diciamo, e poi inizio a sfumare verso la matita. C'è qualche locale che suona canzone anni 70. Poi prendo il rosa e dopo il bianco vado con il rosa e mi spingo così. Poi prendo il viola massacrato. E da dopo il rosa, il viola è più un fucsia. Dopo il rosa. Ok. Se voi vedeste il casino su questa scrivania. Poi prendo il viola scuro verso la fine. Ok. E poi vado con il nero. E il nero lo porto verso l'esterno, ma non troppo. Ok. Ora mi riserva il bianco con un pennello d'applicazione abbastanza morbido, riprendo il bianco e lo metto prima dove abbiamo lasciato bianco vuoto, quindi qua, che si va a sfumare verso il viola, quindi vado con i menti molto delicati e leggeri e poi lo uso ovviamente come highlighting. Vado qua in modo molto leggero. Ora creo una linea di eyeliner all'attaccatura delle ciglia per dare più intensità al trucco. Nella parte iniziale vado in modo molto delicato per evitare di coprire troppo il lavoro di il lavoro che ho chiaro che ho appena fatto. E non faccio linguettine strane. All'interno dell'occhio vado a mettere la matita bianca. In codesto modo, poi aspetto che si asciughi l'eyeliner e faccio le sopracciglia. Vado a piegare le ciglia,
metto due tipi di mascara, uno normale volumizzante della Revlon e l'altro della Kiko per allungare. Lei è molto luminosa in questa zona, a differenza di un solito highlighting che si fa solo qua. Andrò a portare l'ombretto chiaro che uso come highlighting, quindi come illuminante, anche un pochino sulle guance. Quindi farò dei puntini che partono da qua e salgono su. Sembra la ricerca di un ditino pulito che non c'è. Vabbè, mi aiuto con la falange del dito e sfumo. Il fard lo porterò più o meno come si dovrebbe fare uno scalping, un contouring, quindi molto basso da qua a salire su, in questo modo. Sulle labbra vado a mettere una matita color carne che sfumerò. Verso giù. E su vado a mettere un lucida labbra rosa da questa palettina. Sull'arco di Cupido rimetto un altro po' di illuminante. Ricontorno le labbra con una matita trasparente. Il trucco è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!